siate comodi, il viaggio sta per cominciare. Benvenuti a Freedom, oltre il confine. Nella penisola del Sinis, qui in un luogo chiamato Tarros, un luogo eccezionale, sì, perché sta per arrivare una tempesta, dobbiamo accelerare. Da una parte il mare vivo, il mare forte, quello con le onde, quello pericoloso, specialmente un tempo, dall'altra lo chiamavano i Fenici il mare morto, ma era il mare tranquillo, quello che gli permetteva un facile approdo. Luogo eccezionale dove si poteva arrivare, si poteva sbarcare. Infatti ci sono molte tracce qui di quel passaggio. Dietro di me vedete una torre, sì, quella alle mie spalle, una torre che risale a 400 anni fa. Ma qui dobbiamo parlare di una storia antica precedente a quella dei Fenici. Una storia fatta di uomini valorosi, forti, che hanno seminato in questa terra delle testimonianze di pietra e di metallo. Hanno costruito i nuraghe, delle costruzioni che ancora oggi devono spiegare molte cose, affascinanti, numerosissime. I costruttori dei nuraghi erano una popolazione calma, tranquilla o erano un'altra popolazione valorosa, ricca, capace di combattere, rispettata e temuta in tutto il Mediterraneo? Gli Shardana. Una cosa è certa: se i popoli nuragici avessero potuto scegliere dove fare un porto, questo sarebbe stato il luogo ideale. Come lo è stato in passato per i Fenici, qui esistono tracce evidenti di scambi commerciali del tempo. Ma circa 1000 anni prima di Cristo, i popoli nuragici rientrarono nell'entroterra. E come mai? Si cominciano a perdere le loro tracce. Perché si sono fusi con altre popolazioni o hanno smesso di essere così presenti sul territorio? Parliamo adesso degli Shardana. Hanno connessioni con i popoli nuragici? Sono uomini speciali, uomini in grado di attraversare il mare, uomini in grado di difendere le persone più importanti del mondo del tempo, i faraoni. E proprio per questo adesso dobbiamo andare per un attimo in Egitto. Ci troviamo a Luxor, nel Ramseum, il tempio funerario di Ramses II, un luogo fantastico. C'è una sua statua colossale crollata che toglie il fiato. E siamo qui perché è raffigurata la battaglia di Kadesh. Cos'è la battaglia di Kadesh? Un punto fondamentale nella storia dell'uomo. Come mai? È un libro che stiamo sfogliando, attenzione, un libro di pietra, ma c'è qualcosa che ci riguarda molto da vicino, ancora oggi, qualcosa di estremamente attuale. Lo scopriremo insieme tra poco, ma intanto dobbiamo analizzare attentamente alcuni dati. Era il maggio del 1274 avanti Cristo, una data molto precisa. Due superpotenze dell'epoca, erano gli Egizi e gli Ittiti, si fronteggiavano in una battaglia incredibile, epica, per definire i loro confini. Si tratta della battaglia che coinvolse il maggior numero di carri da guerra nella storia, circa 2000 da parte egiziana, più di 3000 da parte ittita. Oltre ai carri, il faraone schierava sul campo 16.000 fanti, mentre il re ittita ne aveva più del doppio, pensate, 40.000 contro 16.000.
Ma le battaglie non si vincono solo con i numeri e Ramses lo sapeva bene. Infatti aveva intorno a sé 520 uomini sceltissimi, uomini coraggiosi, uomini implacabili, forti e soprattutto fedeli fino alla morte. Non erano egiziani, venivano da una terra che conosciamo bene, quella che abbiamo appena lasciato, la Sardegna. È tutto così? È certamente questa la loro storia? Tra poco li conosceremo meglio, perché tra poco in questa puntata torneremo qui in Egitto, ma per il momento ritorniamo nella nostra bella e splendida Sardegna. I ribelli Shardana, che nessuno ha mai saputo come combattere, arrivarono dal centro del mare, navigando arditamente con le loro navi da guerra. Nessuno è mai riuscito a resistergli. Queste parole incise sulla pietra risalgono proprio ai tempi di Ramses II. A quel tempo gli Shardana rappresentavano una minaccia per l'Egitto, eppure il faraone scelse proprio alcuni di questi abili guerrieri come guardia personale, insomma degli antichi corpi scelti. Ma allora chi erano questi fieri combattenti di oltre 3.000 anni fa e da dove venivano? Gli antichi egizi dicevano che gli Shardana arrivavano da una terra, da un'isola nel cuore del Grande Verde. Cos'era il Grande Verde? Era il Mediterraneo che noi conosciamo. E quale può essere un'isola nel Grande Verde? La Sardegna lo è. E allora proviamo a immaginare che tutto questo possa essere accaduto, che questi antichi uomini valorosi potessero arrivare proprio da qui, gli stessi uomini forse in grado di costruire quello che vediamo qui intorno, maestri di pietra, uomini di granito. Losa, questo è il nome di questo nuraghe. È bellissimo, è grande, è imponente, ma a cosa serviva? Sì, perché ce ne sono, pensate, censiti oggi in Sardegna 7.000, a una distanza media circa di 3 km uno dall'altro. Erano delle torri di avvistamento o avevano altre funzioni? Sono stati trovati degli oggetti all'interno, ma sempre diversi. Oggi 7.000 sono i superstiti, perché molti la vegetazione li ha catturati e forse dobbiamo ancora scoprirli. In altre situazioni sono stati utilizzati come delle fondamenta per nuove costruzioni. Una antica civiltà che ha costruito con grandi pietre questi manufatti. La sapienza della gestione delle pietre arriva da molto lontano e scoprire quanti sono e a cosa servivano ci può aiutare a capire meglio questi antichi uomini. Cerchiamo di comprenderne allora l'utilizzo. Secondo alcuni studiosi si tratterebbe di tombe monumentali o luoghi di culto. Altri parlano di fornaci per fondere i metalli. Altri ancora sono convinti che i nuraghi fossero delle torri di vedetta, fatte in punti strategici per vedere il nemico, insomma per degli scopi militari. Il dibattito è ancora aperto. Quello che sappiamo, stiamo per entrare in un nuraghe. Attento Omar, che quel gradino è alto. Quello che sappiamo è che però questi nuraghi sono stati costruiti in un periodo. Andiamo a vedere questa stanza com'è, tanto per capire. In un periodo, guardate che bella, guardate come è costruito, guardate come si stringe verso l'alto. Riesce a inquadrarlo un attimo? Proprio questo tipo di costruzione l'ha resa robustissima nel tempo. Come vedete non c'è malta, ci sono altri sassi incastrati per tenere tutto. E parliamo del tempo, sì, perché intanto che ci spostiamo di qua possiamo vedere, ripassiamo davanti all'ingresso, la sala centrale, ci abbassiamo un attimo e vediamo questa che è ancora più grande delle altre. E qui ci sono delle nicchie. E il tempo ci deve aiutare, sì, ci deve aiutare a capire quale fosse la funzione finale o più importante di questa costruzione. Tutti questi nuraghe sono stati costruiti tra il 1500 e 1100 avanti Cristo. Ed è proprio il periodo
questo in particolar modo intorno al 1300 avanti Cristo, proprio il periodo nel quale si sarebbe svolta in Egitto una battaglia importantissima, la battaglia di Kadesh. Quella battaglia che, secondo alcuni geroglifici, avrebbe visto degli uomini arrivati da lontano, molto capaci, molto forti, al servizio del faraone, combattere con grande vigore e con grande capacità. Sardegna, Sciardana, questa assonanza sembra solo un caso a molti ed è difficile trovare documenti, tanta pietra, ma forse adesso un documento c'è. Aspettatemi un attimo. E arriviamo all'improvviso, rapidamente, poi torniamo subito, per farvi vedere qualcosa di sorprendente. Noi sappiamo che molto dell'alfabeto egizio, dei geroglifici, è stato tradotto grazie alla stele di Rosetta. Beh, anche la Sardegna ha la sua stele, ed è questa, la stele di Nora. Cos'ha di particolare? Ha una scritta sopra, una scritta importante, antichissima. Si legge, questa è l'originale, non la tocchiamo per rispetto naturalmente, si legge da destra verso sinistra e ci sono queste quattro lettere, perché al tempo le scritte fenice erano senza vocali. Quindi da questa parte si legge S-R-D-N, Sardn. Guardate, è incredibile. E quindi è Sardinia, Sciardana? Fatto sta che è la scritta che per la prima volta racconta Sardegna. Siamo all'interno del Museo di Cagliari e non è un'invenzione. Lì sulla parete si vede, vedete, bianco su nero con quelle scritte verdi, esattamente quanto vi stiamo raccontando. Una piccola briciola per cominciare a capire la verità. Eccoci qua. Vieni Omar, scusate, ma è stato molto interessante guardare questo scritto. Siamo per uscire verso l'esterno, fai attenzione. La luce è tanta. C'è anche qualche goccia di pioggia. Saliamo ancora. Vieni, vieni Omar. È bellissimo. Eccoci qua. Che panorama, che bellezza. Probabilmente molto simile a quello che vedevano migliaia di anni fa gli uomini che hanno costruito questa struttura. Sarebbe bello poter pensare che gli Sciardana potessero essere direttamente gli uomini che hanno costruito questi monumenti, questi stessi uomini così valorosi e abili con le armi da essere stati utilizzati come guardia personale d'élite del faraone, in particolar modo in questo caso del faraone Ramses. Abbiamo visto uno scritto che sembrerebbe avvalorare l'ipotesi degli Sciardana come sardi, Sciardana come Sardegna. Ci sono delle università dove questo lo insegnano. Più tardi scopriremo chi ci racconta questo, dei professori molto importanti che ci parleranno di questo, ma c'è invece chi è più prudente. Qualcuno che ancora aspetta altre informazioni per poter affermare questo. A lei, dottor Usai. Coloro che avevano costruito i nuraghi, noi non sappiamo come si chiamavano realmente. Non sappiamo se si chiamassero sardi. Per sostenere che i sardi nuragici o i nuragici siano andati in Egitto e siano quel popolo, quella comunità di cui si parlano questi documenti, bisognerebbe avere la certezza di rinvenimenti di materiale di origine sarda portato da gente che veniva dalla Sardegna e che si portava presso i caratteri culturali della propria civiltà, cosa che finora non è avvenuta. È Alessandro Usai, archeologo della Soprintendenza di Cagliari e Oristano. Ma torniamo agli Sciardana. Come vengono descritti nelle cronache egizie? Pirati, combattenti d'élite, prima nemici e poi guardie del corpo del faraone. Insomma, una casta di guerrieri temuti e rispettati, al punto da essere considerati egiziani di adozione e non dei semplici mercenari. Lì
gli Sciardana facevano parte dei cosiddetti popoli del mare. Sì, 10 popolazioni che sono state protagoniste di grandi battaglie intorno al Mediterraneo orientale. Un Mediterraneo che era anche un bacino dove si combatteva, e si combatteva forte per il dominio della zona. E questi popoli erano molto forti. Pensate che si dice che 50 anni dopo la battaglia di Kadesh gli stessi popoli del mare di fatto annullarono gli Ittiti, ma c'è di più: anche l'Egitto non fu più lo stesso. Infatti Ramses III fu l'ultimo faraone del nuovo regno ad avere il controllo su tutto il territorio egiziano. Insomma, i popoli del mare, gli Sciardana, qualcosa di importante, una storia che dovremmo conoscere meglio. Gli Egizi non ci hanno detto da dove venissero, ma ci hanno fatto vedere come erano fatti. Avevano armi diverse da quelle dei soldati egizi, usavano spade appuntite di forma romboidale, scudi piccoli e tondi. E poi indossavano una corazza, un gonnellino e un elmo dotato di corna con un disco al centro. Un'immagine che somiglia molto, per alcuni troppo, a quella dei guerrieri nuragici rappresentati nelle statuette di bronzo ritrovate proprio in Sardegna. È solo un caso? Guerrieri come questi sono stati ritrovati vicino Cabras, sono i guerrieri di Monte Prama. C'è chi ricorda questo luogo facendo un piccolo errore: non è il Monte Prama, ma Monte apostrofo e Prama, cioè Monte delle Palme. È una tradizione da un antico modo di parlare. Questi giganti erano delle statue collocate su delle tombe. All'interno di queste tombe sono stati trovati degli oggetti che vedremo tra poco. Una parte sono custoditi qui nel Museo Archeologico di Cagliari, un'altra parte nel Museo di Cabras. Pensate, 5.000 frammenti ritrovati in questo terreno, e forse c'è ancora altro da trovare. Una testimonianza importante, sì, perché stiamo per vedere delle connessioni veramente affascinanti. Noi di solito non raccontiamo le cose da dentro i musei, ma in questo caso c'è qualcosa di speciale che dobbiamo vedere, di certificato, di concreto: oggetti ritrovati in queste tombe, oggetti che ci creano una linea con l'antico Egitto. Naturalmente non possiamo dare delle verità assolute, ma possiamo cominciare a ragionare, già ragionare sulla nostra splendida Italia, in questo caso sulla nostra splendida Sardegna, può essere emozionante, affascinante e ricco di sorprese. E una delle sorprese che troviamo, per esempio arrivando a Cagliari, già in aeroporto, sono queste statue. Sì, perché quelle originali sono una serie di frammenti rimessi insieme. Allora un artista ha pensato bene di poter ritrasmettere l'emozione come se queste statue fossero nuove, appena scolpite. Certi volti ci ricordano personaggi di film addirittura fantastici. Ma guardiamo questo guerriero: all'elmo con le corna, una spada a punta triangolare e uno scudo tondo. Guardiamo questa immagine che abbiamo scattato nel tempio di Medina Habur a Luxor, in Egitto. È l'immagine di un guerriero Sciardana. Si somigliano, no? Sì, ma chi sono i guerrieri raffigurati? Sono persone reali o magari degli eroi della mitologia? Sono tutti uomini, giovani uomini armati o giovani uomini in atto di compiere esercizi di abilità e coraggio. Non sono dei ritratti, chiaramente, però sono personaggi rappresentati esattamente come loro a quel tempo, quella comunità, quella gente si vestiva, si armava, e quindi rappresentano precisamente quelle di quel tempo e di quel luogo. Eccole qua, che spettacolo!
altre due statue. Verrebbe voglia di toccarle, ma naturalmente non possiamo farlo e non dobbiamo farlo. Sono state ricostruite, sono un po' dei puzzle perché i pezzi erano tanti. Questa, vedete, ha uno scudo, si trova sopra un piedistallo. Perché? Probabilmente perché, abbiamo avuto modo di sentire, di raccontare, si trovavano poco profonde sul terreno e anni e anni di aratri, di passaggi le hanno rovinate. A meno che qualcuno invece non le abbia distrutte quando questa civiltà era verso il declino. Parliamo di qualche anno fa, sì, perché queste statue sono le più antiche trovate in Europa, statue a tutto tondo, statue complete. Più antiche di queste c'erano quelle egiziane, queste, pensate, hanno circa 3.000 anni. Sono delle statue importanti, delle statue che ci raccontano, come abbiamo detto, una testimonianza profonda e vera di una parte del territorio italiano ricchissimo di storia e di natura. Bene, queste statue devono ancora raccontarci molto, ma adesso dobbiamo andare a vedere qualcosa di più piccolo, ma di altrettanto prezioso. Eccolo qui, un oggetto piccolo, molto piccolo, ritrovato all'interno di una delle tombe sopra le quali c'erano i giganti di Monte Prama. Un oggetto che però ci può raccontare una storia importante, sì, perché è uno scarabeo egizio. Stiamo parlando di 3.000 anni fa, vuol dire che la civiltà dell'antico Egitto aveva ancora 1.000 anni prima di dissolversi. Ed è una cosa importante perché non è l'unico scarabeo egizio ritrovato qui in Sardegna. Ecco, vedete, ci sono delle immagini, proprio qui in questo museo ci sono altri scarabei conservati. Questo cosa ci dimostra? Che sicuramente ci sono degli oggetti che dall'antico Egitto sono venuti qua in Sardegna. La cosa che però dobbiamo sottolineare è che in Egitto ancora non si sono trovati degli oggetti che provenivano dalla Sardegna. Quindi al momento c'è un'unica via che collega l'Egitto e la Sardegna e parte dall'Egitto. Chissà se si potranno trovare in futuro, chissà se questa parte ancora non risolta di questo viaggio, di questo enigma, potrà essere un giorno rivelata. Comunque è sicuramente un momento importante, una prova importante, scarabei egizi in Sardegna. Se c'è un indizio che gli Sciardana fossero i sardi, questo è da ricercare tra gli antichi guerrieri nuragici. I sardi dell'età del bronzo, i costruttori dei nuraghe, erano fieri combattenti, vestiti e armati in modo molto simile a come venivano raffigurati gli Sciardana in Egitto. La Sardegna poi era una terra ricca di metalli pregiati, materiali perfetti per costruire armi. Sì, ma come erano fatte queste armi? Stiamo andando in un luogo particolare, sì, una fabbrica, un laboratorio dove nascono le cose. Eccolo qui, Carmine Piras, ben trovato, piacere. Benvenuto. Questo signore è lui che con le sue mani, con la sua esperienza, con la sua arte ha ricreato questi giganti, partendo da uno studio molto approfondito, no? Partendo da una ricerca e dalla collaborazione anche di esperti. Certo, una ricerca che è iniziata subito dopo il rinvenimento delle statue, e quindi da allora abbiamo iniziato a studiarne le proporzioni, le misure. Però sappiamo che dietro quella porta, la porta di questo laboratorio, c'è qualcosa, e comincerei da questi disegni che lei ha fatto. Questo è lo studio delle ultime statue che sono state ritrovate a Monte Brama. Entriamo nel mondo di Carmine Piras. Prego. Qui lavoriamo e passiamo gran parte della giornata e della nostra vita. Ma è bellissimo, vita. A parte che c'è un ordine che mi stupisce. E poi sembra di stare in un museo. Intanto qua abbiamo, eccoli qua, i giganti. Queste sono perfettamente riportate le misure degli originali. Chiaramente queste sono le statue che aprivano gli occhi della gente in quel periodo, quindi intere e integre.
Allora, hanno messo tutte le luci, si dovrebbe vedere tutto bene, anche se noi di solito non facciamo le cose sui tavoli. Partiamo, Carmine, da questa statuina. È un bronzo che rappresenta realmente poi quello che troviamo nella raffigurazione della statua di Montebrama. E questo scudo ha anche una sorpresa dietro che facciamo vedere tra un attimo. Perché questa spada, vedete com'è fatta? Si può vedere bene il particolare? Tu l'hai riprodotta ed è questa. No? Sia in dimensioni che in struttura. Si è studiata la proporzione tra l'uomo raffigurato nel bronzetto e la proporzione reale. E questo è bronzo? Questo è bronzo. Bronzo non ossidato come questo, sembra oro, è lucente, è anche molto affilata, insomma le fatte come si devono queste armi. È anche pesante. Quanto pesa questa spada? Ma intorno ai 3,5 kg. Si sente. Torniamo in questo bronzetto e in particolar modo nello scudo, sì, perché lo scudo l'ha rifatto, eccolo qua, è uno scudo particolare, identico, vedete, nella stessa forma, con la stessa punta, perché lo scudo stesso poteva essere un'arma, certo. Ma questi guerrieri avevano un'arma segreta. La praticità di queste armi è quella di avere la possibilità di estrarre e di colpire subito, perché l'impugnatura è fatta apposta per essere usata in questa maniera. Rapidissimo. Uno che va addosso e già infilzando e non se ne accorge. Certo. Ma un'altra cosa importante, Carmine, questa spada è uguale a quella che abbiamo visto nei geroglifici che si trovano vicino alla Valle dei Re a Luxor. Questi uomini, questi combattenti, questa elite di difensori del faraone che avevano esattamente la stessa spada. E quindi la troviamo nei bronzetti, la troviamo riprodotta, la ritroviamo nei geroglifici. Si è sempre detto che gli antichi sardi fossero un popolo che viveva sulla terra, ma gli Shardana erano uomini che navigavano, che andavano per il mondo, che hanno raggiunto l'Egitto, ma non ci sono porti, non ci sono tracce di navi. Forse, guardiamo insieme. Questo è un modello che hai ricostruito. Sì, questo è un modello in scala presa da una navicella nuragica originale. Che somigliava un po' a questo, mentre ce n'è una originale, che ecco, stiamo facendo vedere le immagini, che è esattamente come è stata ricostruita. Ma perché per tanto tempo e ancora qualcuno continua a dire che i sardi non erano un popolo che navigava? È un popolo che stava su un'isola, qualunque rapporto volesse avere con il resto del mondo doveva passare per il mare. Beh, i sardi avevano la necessità di uscire per commerciare i loro prodotti, ma questo sin dal Neolitico, perché l'ossidiana sarda è stata ritrovata dappertutto oltre il Mediterraneo. Allora, fino ad oggi questi oggetti si dice siano solo delle lampade che casualmente somigliano a delle imbarcazioni, ma il fatto che probabilmente si sono ispirate a delle vere imbarcazioni, ed è un'ipotesi per carità, ci arriva dal fatto che c'è questo particolare dei colombi che si trovano sulle navi. Ci puoi riassumere perché ci sono e qual è il motivo naturale che li vedrebbe qui? Fino a qualche tempo fa i nostri pescatori, quando dovevano affrontare il mare e restare un paio di giorni fuori, avevano la necessità, in caso perdessero l'orientamento, di ritrovare la via di casa, e quindi si portavano appresso una gabbia con dei piccioni, con i maschi. Al momento della necessità legavano i piccioni ad una zampa e li lasciavano volare per vedere la direzione che prendevano, quindi giravano perché? La barca. Perché i piccioni, i colombi, cosa fanno? Ritornano sempre a casa dove hanno la femmina. Come vedete la storia si fonde, le linee si intersecano ed è bello scoprire anche sperimentalmente quello che noi stiamo raccontando. Siamo venuti nel laboratorio di Carmine Piras, che ci ha raccontato rapidamente com'erano le armi, com'erano le possibili imbarcazioni e com'era il ferro. Manca una cosa, parlavamo di imbarcazioni, non sarebbero stati trovati porti molto antichi qua in Sardegna, ma è anche vero che il mare tanti anni fa è un po' salito.
e forse questi porti dobbiamo cercarli sott'acqua. È possibile, Carmine? Certo, perché ne abbiamo già trovati. Non diciamo altro. Grazie, alla prossima. E a presto. Le ipotesi che abbiamo ascoltato fanno sognare, ma la scienza e la storia hanno bisogno di prove. Davvero i nuragici navigavano? Davvero erano uno dei popoli del mare che causarono il declino dei grandi imperi dell'antichità? Abbiamo parlato di qualcosa di importante, di una storia che arriva lontano, una storia che ha più di 3.000 anni. Abbiamo parlato di mare calmo e mare agitato, mare vivo e mare morto. Sono qui dietro di noi, vedete, nello stesso momento. Stiamo vivendo quasi una tempesta, ma lo facciamo insieme, bellissimo. Qui la natura è padrona ed è bello viverla così. Andiamo via dalla Sardegna avendo avuto l'attenzione di ascoltare con molta cura quello che ci è stato detto, con tutti i tentennamenti che parlano di un'antica civiltà. Saranno stati gli Sciardana, forse no, i nuraghi, cosa c'è di vero, quali testimonianze portare avanti, dove approfondire. Insomma, ci stiamo facendo ancora tante domande come italiani. Sì, perché c'è un'università non troppo lontana da noi nella quale insegnano che antichi uomini venuti dalla Sardegna erano di fianco al faraone più importante a proteggergli la vita, perché erano un gruppo di elite. Quell'università è un'università egiziana e noi stiamo andando lì per ascoltare. Andiamo in Egitto. Roberto, gli Sciardana venivano dalla Sardegna. Non solo, erano uno dei popoli del mare. Diversi popoli del mare arrivarono in Egitto, ma Ramses II fu abbastanza forte quando arrivarono sulle coste da ucciderne alcuni e catturarne altri. E alcuni di questi furono arruolati per proteggerlo e per combattere contro i nemici. Roberto, come ho detto, gli Sciardana furono parte dell'esercito egiziano e lo aiutarono a combattere anche gli altri popoli del mare. A Kadesh, durante la grande battaglia tra Egizi e Assiri, gli Sciardana erano con lui. È Mansour Abbas, egittologo e rettore della South Valley University di Kenya.